Con mister Antignani squalificato ai nostri microfoni il preparatore dei portieri Paolo Bordoni. Oggi un pareggio pirotecnico, continui capovolgimenti di fronte a livello di risultato. Qualche rammarico sicuramente ci può essere perché prendere gol all'ultimo minuto, però alla fin fine il risultato credo sia giusto. Ma diciamo che il risultato può anche essere giusto, anche se noi nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni importanti dove il portiere ha fatto 2-3 belle parate. Poi è normale, le partite finiscono secondo me al 90esimo, questa è finita al 50esimo 30 secondi dopo 4 minuti di recupero, anche lì ci sarebbe un po' da vedere come mai l'arbitro è andato così lungo, però alla fine raccogliamo un punto importante per il nostro campionato che ci permette di affrontare la prossima partita in casa con una certa serenità. Era una partita difficile, lo sapevamo, siamo riusciti a recuperarla, andare in vantaggio perché i ragazzi hanno fatto un'ottima partita. E alla fine ci rimane un po' di rammarico per prendere gol a tempo scaduto con un ulteriore recupero ancora fatto, un po' di amaro in bocca ci rimane, ecco, quello sì. Il cammino in campionato è in linea con le aspettative iniziali? Ma è in linea con le aspettative, è in linea con la crescita dei ragazzi che stiamo facendo giocare, è in linea col campionato che stiamo facendo noi. Speriamo di riuscire magari a fare qualche vittoria in più in casa che ci permette magari di mettere ancora più punti in cascina per avere una salvezza più tranquilla tra un po', ecco, quello sì. Cupello come l'ho visto oggi? Ma Cupello ha fatto la sua partita, un'ottima squadra, sapevamo che la metteva sull'agonismo e noi magari sotto quel punto di vista siamo un po' carenti, ecco, abbiamo cercato di giocare già più la palla, cosa che poi alla fine diventava difficile fare, ecco, quello sì. Però Cupello, classica squadra di eccellenza, sappiamo che ha fatto un ottimo campionato anche loro e alla fine ci siamo abbastanza equiparati, ecco, quello sì. Mister Carlucci, è un risultato che lascia l'amaro in bocca al mister avversario perché subire gol all'ultimo, ovviamente pregustando la vittoria, è un po' amaro digerire, però il risultato alla fine è giusto secondo me. Sì, sì, sono d'accordo. Noi siamo andati due volte in vantaggio e paradossalmente nel momento in cui andavamo in vantaggio subivamo subito la rete del pareggio perché non riusciamo a stare sempre in partita concentrati con quella cattiveria che hanno avuto loro. Poi secondo me al 93esimo, quando abbiamo preso il rigore, perché comunque ci sono stati diversi cambi loro durante il recupero, quindi il recupero è stato allungato, loro si sono abbassati nell'area di rigore loro e un rimpallo ha colpito con la mano un avversario e quindi poi giustamente, come diceva, secondo me il pareggio è giusto, perché poi se vado ad analizzare la partita abbiamo fatto tutto noi, abbiamo preso un gol, specialmente il gol del 3-2 dove tutti dormivano, aspettavano che l'arbitro fischiasse, invece hanno battuto, l'altra palla in uscita l'abbiamo persa e ci hanno fatto il 2 pari, quindi su 6 gol diciamo che 5 l'abbiamo fatti noi e questo che mi dà rabbia. Comunque complimenti all'Acque Sapone, sapevo che era una squadra che non moriva mai, ma noi siamo stati bravi fino alla fine a pareggiarla e questo è un punto d'oro perché comunque era diretta concorrente. E infatti bisogna muovere la classifica per arrivare più tranquilli possibili e più in fretta possibile alla salvezza. Ma lo sappiamo, ogni domenica sarà così, non ci dimentichiamo che questa è una squadra che fuori casa ha vinto più che in casa, quindi sapevo e temevo questa squadra, specialmente nelle ripartenze. Nonostante che lo sapevamo e tutto, siamo riusciti comunque a prendere gol. Però questa è stata la partita, dobbiamo ripensare e ripartire a martedì e questo è.